parlo con lei, visto che lei gestisce suo marito. Sì, gestisco mio marito. Evidentemente sì. Non ha bisogno di essere... E appunto, perché non può parlare con me? Allora, se le vuole andare, chiamo i carabinieri. Quello che le sto chiedendo è perché in una certa fase lui dice di essere stato maltrattato. Senta, e invece poi in tribunale ritratta tutto. Lei se ne deve andare. Ma io me ne vado, ma posso parlare con il suo marito? Posso fare con suo marito? La deve finire di dire cose, di fare insistere con questa intervista. Non volevo fare nessuna intervista, va bene? Nessuno si è interessato dalla morte di mio figlio. Forse di un cane si interessano di più. Perché l'hanno fatto? Perché? Che male ha fatto mio figlio? Io non mi rassegno. Da tempo ci stiamo occupando della vicenda legata al suicidio di Umberto Paolillo. Umberto Paolillo è un assistente capo della Polizia Penitenziaria che la notte fra il 17 e il 18 febbraio del 2021 si è sparato un colpo di pistola nella sua auto poco distante da casa sua, dopo essere andato a prendere la pistola nel carcere di Turi, dove lavorava ormai da tempo, una pistola che non aveva mai avuto con sé. Perché quella pistola gli fu data. Ma in questa vicenda, nella fase processuale, ricordiamo tra qualche mese partirà quello civile, ci sono diversi punti oscuri, così come quello della mancata testimonianza, della mancata vera testimonianza degli ex colleghi, di alcuni ex colleghi, a loro volta in qualche caso maltrattati, così come era maltrattato Umberto Paolillo. Questo è un dato certo, ci sono anche dei verbali in cui traspare questa situazione. C'è un ex collega in particolare che riferisce di alcuni specifici episodi. Cos'è, signora? Ti l'hai sentito anche tu? Sì. Ho sentito, ti devo denunciare, sarai denunciato. Sì. Uno degli ex colleghi, nelle prime fasi successive al suicidio, è stato molto vicino alla signora Rosanna, la mamma 83enne, oggi 83enne di Umberto Paolillo, che sta conducendo la sua battaglia per cercare di far emergere quanto il figlio sia stato istigato a commettere l'estremo gesto. Questo ex collega in quella fase era molto vicino e ammetteva anche davanti ad altri colleghi, ad altri testimoni, alla mamma stessa, di essere a sua volta vittima di angherie e soprusi all'interno del carcere di Turi. Questa vicinanza, questa testimonianza a un certo punto è venuta meno, ha ritrattato completamente quelle sue dichiarazioni, ovvero dell'essere, come Umberto Paolillo, maltrattato all'interno del carcere. Resta comunque un segnale forte il fatto di aver prima ammesso di aver ricevuto angherie e soprusi di ogni tipo all'interno del carcere di Turi, come è stato per Umberto Paolillo, e poi invece magicamente di non aver avuto nessun problema con i colleghi, anzi di aver avuto con loro un buonissimo rapporto. Si doveva fare il giro del mondo, sta sottoterra. Perché? Perché mio figlio è morto? La colpa di chi è? Devo stare bene per te, ti prego. Dall'altro mondo illuminami, fammi capire, fammi sapere, fammi trovare, soprattutto chi è stato. Parlo con lei, visto che lei gestisce suo marito. Sì, gestisco mio marito. Evidentemente sì. Non ha bisogno di essere... E appunto, perché non può parlare con me? Allora, se le vuole andare, chiamo i carabinieri. Quello che le sto chiedendo è perché in una certa fase lui dice di essere stato maltrattato. Senta, e invece poi in tribunale ritratta tutto. Lei se ne deve andare. Io me ne vado, ma posso parlare con il suo marito? Posso parlare con il suo marito? La deve finire di dire cose, di fare cose. Insistere con questa intervista. Non volevo fare nessuna intervista, va bene? L'accoglienza, come avete visto, non è stata delle migliori, ma da questo momento in poi vi facciamo vedere come è andato tutto l'incontro, o meglio, il mancato incontro con il collega. E invece il battibecco con sua moglie. C'è il signor Francesco? Chi è lì? Antonio Lo Conte sono. Antonio Lo Conte? Lo Conte, sì. Lo Conte. Ti ricordi? Sì, chi sì, sono? Sì. Sono un giornalista. E che vuol da mio marito? Vorrei fare una chiacchiera con lui. No, no, non esistono chiacchiere. Va bene? Perché se io non voglio essere intervistato... ma infatti non voglio intervistare, non voglio sì, intervistare. Sì, no, lei vuole intervistare. No, no. Vorrei parlare con lui. No, non vuole
parlare mio marito, che vuole? Ma perché parla a nome di suo marito? Sì, parla a nome di mio marito. Ma perché? C'è un motivo per cui suo marito... Senta, vuole che chiami i carabinieri? Guardi, io sto qui, non sto facendo niente di male, sto cercando di parlare con suo marito. Io le sto dicendo che non vogliamo parlare con lei, va bene? Questa storia va avanti da 2 anni. Va bene? No, io sa che cosa? Allora magari parlo con lei visto che lei gestisce suo marito. Sì, gestisco mio marito. Evidentemente sì. Non ha bisogno di essere. E appunto, perché non può parlare con me? Allora, se le vuole andare, chiami i carabinieri. Quello che le sto chiedendo è perché in una certa fase lui dice di essere stato maltrattato. Senta, e invece poi in tribunale ritratta tutto. Lei se ne deve andare. Ma io me ne vado, ma posso parlare con suo marito? Posso fare con suo marito? La deve finire! Di dire cosa? Di fare cosa? Di insistere con questa intervista. Non volevo fare nessuna intervista, va bene? Sì, io so solo che posso parlare con suo marito. Intervistato. Io voglio parlare con suo marito, non con lei. No, non vuole parlare mio marito, non sta bene mio marito, va bene? Mio marito non sta bene. Ma c'è un motivo per cui fino a un certo punto della vicenda diceva di essere stato maltrattato? Ma chiama la parla la carne resta, ancora tra la che ti conosciamo, siamo pur da Adelfia. E beh, quindi che vuol dire? Quindi Dradasci, e che vuol dire? Che vuol dire? Che tu metti le parole in bocca alle persone. Io le sto dicendo, le ho fatto una domanda secca. Perché fino a un certo punto della vicenda diceva di essere stato maltrattato, dopo in tribunale invece non ha detto più niente? Cioè fino a un certo punto consolavate la signora, poi cos'è successo? Signora, è libero di parlare o deve parlare tramite sua moglie? Quindi sta dentro il signor. Sta dentro il signor. E perché non esce a parlare con me? Signora, perché non posso parlare con suo marito? Mi faccia dire da suo marito che non vuole parlare con me. Signora, mi faccia dire da suo marito che non vuole parlare. Lei non deve dire niente, se ne deve solo. Ma me lo fa dire da lui? Me lo fa dire da lui? Non è desiderato. E io infatti sto fuori, non sono venuto a casa sua. Mi può far dire da lui che non vuole parlare con me? Perché a me sembra che non tanto sia in grado suo marito di dirmi esattamente ciò che vorrebbe dirmi, eh? Signor Francesco, ma tu sei il figlio? Sì. Ti ha mai detto papà della storia del carcere? No, so niente. Che veniva maltrattato in carcere? No, non ti ha mai detto niente? Non ho detto niente. Glielo chiudo io, signora, non si preoccupi. Non voglio venire a casa sua. Voglio parlare con lei, non entrare a casa sua. Chiudi il cancello e vieni sopra. Cioè, come strisce la notizia? No, vorrei... Io a TG5 vuoi andare? No, io sto bene dove sto, signora, sto bene... Lei se ne deve solo andare. Sto bene dove sto. Ma perché non posso parlare con suo marito? Non deve parlare, mio marito non sta bene, presidio. E quando uno dice che non voglio essere intervistato, lei deve avere la cortesia di andare in carcere. Ma almeno spieghi perché, pur essendo stato maltrattato in carcere, ha detto di no. Perché poi nella fase processuale ha detto di no? Per quale motivo? È stato minacciato? Ha avuto intimidazione? Che cosa è successo? Signor, riusciamo a parlare con lei, signor? Me lo dice lei che non vuole parlare con me? Posso sapere dal signor che non vuole parlare con me? E me lo fa dire. I carabinieri erano occupati, hanno mandato la polizia locale, Tino, a controllare che gli animi fossero... I tuoi, No, gli animi di tutti. Gli animi di tutti, perché noi eravamo sul suolo pubblico a cercare di avere delle informazioni. Questo è il nostro lavoro. Non abbiamo invaso la proprietà. Assolutamente. E quindi gli animi sono tranquilli.
comandante, gli animi sono tranquilli, sembra di sì, sembra di sì, quindi noi aspettiamo che ci vengano formalmente mosse delle accuse, fatta una denuncia, ma noi volevamo solo sapere, arriverà, noi l'aspettiamo, arriverà e noi l'aspettiamo, così come noi aspettiamo che alle altre sono arrivate, l'altra polizia. Così noi aspettiamo, Tino, il fatto che venga data una risposta, soprattutto alla mamma di Umberto Paolillo, rispetto a questo cambio di rotta, no? Sulla vicenda dei maltrattamenti e a Umberto Paolillo e allo stesso ex collega che prima dice di essere stato maltrattato e poi invece no. Quindi abbiamo distolto cioè, l'attività, ha avuto proprio il comandante della... è venuto proprio il comandante di Celamare a sincerarsi di questa storia. Guarda, da tanto fastidio alle persone, io non capisco. Sei veramente una persona intima. Non te la meritavi e nessun uomo della terra merita una cosa del genere. Non merita una bestia, figurati se lo meritavi anche tu. Tu sei stata una persona buona, hai aiutato un sacco di gente. Qualsiasi persona ti chiedeva un piacere, tu correvi.